È stata presentata questa mattina presso Villa Miralfiore la quarta edizione dell'Itinerario della Bellezza. L'importante progetto della Confcommercio di Pesaro Urbino porta con sé due importanti novità: dall'adesione di due nuovi comuni come Sasso Corvaro di Auditore e Tavuglia, fino alla partecipazione di un partner di eccellenza come le Grotte di Frassassi. Abbiamo scelto Villa Mirafiore, una location prestigiosa, bellissima, perché presentiamo l'itinerario della bellezza e quindi non potevamo che scegliere una location di prestigio, considerando poi che avremo con noi i sindaci, gli amministratori dei 13 comuni che partecipano quest'anno all'iniziativa, che è appunto una delle novità dell'edizione 2021, è il numero dei comuni che partecipano all'iniziativa e che hanno affidato alla Confcommercio l'incarico di essere valorizzati e promossi, che sono appunto 13, con le nuove entrate del comune di Sasso Corvaro, Auditore e il comune di Tavuglia. È un progetto, quello dell'itinerario della bellezza, molto complesso, non è solamente la realizzazione di una guida, seppur bella, ma è un progetto complessivo di marketing turistico che utilizza tutti gli strumenti del marketing per valorizzare adeguatamente queste località e quindi blog, web, social, carta stampata, riviste specializzate, partecipazione a fiere, insomma tutto quello che è possibile fare in maniera coordinata anche con il supporto del nostro tour operator di Riviera Incoming per valorizzare queste 13 località. Da oggi poi con la presentazione della guida, che ovviamente sarà diffusa già dalle prossime ore negli uffici di informazione turistica, negli alberghi e anche pubblicata nei nostri due portali ascompesaro.it e lemarchediurbino.it, in modo che la gente può anche scaricare il PDF. Da oggi ripartono le iniziative di valorizzazione e di promozione e poi parte la stagione delle fiere in giro per l'Europa, visto che al mondo ancora sarà difficile andare. Quindi abbiamo la fiera di Padova, che è una fiera dedicata alle città UNESCO, quindi al centro dell'attenzione ci sarà Urbino e la città creativa di Pesaro, come città creativa per la musica. Abbiamo la fiera di Bergamo, abbiamo la fiera di Rimini, la fiera di Londra, la fiera di Parigi e la fiera di Varsavia. Questi sono gli appuntamenti, e la fiera di Pestum, dell'itinerario archeologico che si svolge 30 settembre e 3 ottobre. Quindi tante iniziative per raggiungere i risultati di un aumento dei flussi turistici, pur con le difficoltà che derivano dalla limitata partecipazione dei turisti stranieri nel nostro paese, causa Covid, però insomma cerchiamo di aumentare le presenze rispetto all'anno 2020. Complimenti alla Confcommercio di Pesaro, al dottor Barotti, per aver ideato e pensato negli anni passati questa idea di promozione anche turistica e culturale. Come Camera di Commercio siamo in linea perfettamente. Noi abbiamo proprio poco tempo fa, un mese e mezzo fa, presentato uno studio sui borghi e la valorizzazione di questi borghi in termini turistici per quanto riguarda la cultura, per quanto riguarda i musei che loro hanno dentro, ma non solo questo, anche per le attività commerciali che ci sono all'interno dei nostri borghi. Questo progetto di Varotti può essere integrato perfettamente sulla nostra idea di un borgo giovane, un borgo che può dare vitalità, può far tornare molti giovani all'interno di queste aree e poter anche economicamente essere sostenibile per chi vuole aprire un'impresa o un'attività in questi luoghi.